Mi tocca dirvelo un'altra volta. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ve lo dico sempre, però l'argomento di come diventare SEO in proprio. Mi tocca riparlarne, però poi mi rendo conto che non è neanche strano. Voglio dire, poi voi seguite anche logiche di flusso quando cercate informazioni, quindi non è che state fermi lì, vi spostate, vi muovete, quindi magari anche cose che sono state già dette tante volte finiscono con non arrivare a tutti. Allora, buongiorno. Mi ha colpito particolarmente un post di una persona ieri che ha scritto: "Ciao ragazzi, io ho conseguito la certificazione SEO. Dico numeri a caso, CC ITA 2248 bis. Ho letto anche libri importanti, tra cui The Art of SEO. Secondo voi sono pronto per intraprendere il mestiere della SEO? Ciao Alice, ciao Armando, ciao Michele. Sono pronto per intraprendere. Oppure avrei bisogno di fare altre cose? E se sì, quali?" Ora, io questa certificazione SEO di cui parla quell'utente, in realtà non l'ho mai sentita nominare. Mi sembra strano che ce ne siano. Addirittura, guardate, c'è anche un sito, non vi dico quale, che farebbe pubblicità anche su Facebook di corsi SEO con la certificazione del MIUR. Ma io non lo so se il MIUR certifica la SEO. Ci sono stati corsi specialistici all'università in cui si è parlato di SEO, ma non, a me non poi sbaglierò, ma non mi risulta che il MIUR certifichi le competenze. Non lo fa nemmeno Google. Capite cosa voglio dire? Cioè, queste certificazioni molto spesso sono l'attestato di enti più o meno privati che dicono che hai seguito un corso. Ma che c'è dentro a sto corso? E soprattutto le aziende, quando devono scegliere un consulente, un professionista, non mi risulta che vadano a prendere i... Ciao Luca, non mi risulta che vadano a prendere i corsi. Cioè, questo che cosa studia questo SEO? In cosa si è laureato? Ma manco la laurea vanno a vedere. Parliamo di aziende che devono scegliere il SEO, eh. Dice, tutto questo potrebbe generare confusione e potrebbero venire fuori ciarlatani. Ma i ciarlatani vengono fuori ovunque. C'era un altro post, se non sbaglio, non di ieri, ma di ieri l'altro, in cui un altro utente raccontava la sua storia imprenditoriale, dicendo che si era trovato male perché il suo webmaster, con 20 anni di esperienza, bravissimo, gli aveva consigliato una collega che non era una collega, cioè una SEO che non c'aveva manco partita IVA e che sarebbe stata, a detta di questo utente, sarebbe stata totalmente incapace di gestire la SEO del sito. Figlio mio, però tu ti prendi, cioè, qui siamo a livelli di back to the basics, cioè manco la partita IVA. Che poi quanto dire, perché una professionista senza partita IVA che viene coinvolta in un progetto per il quale sono stati sbloccati dei fondi, ma come la vuoi pagare? In schede telefoniche, olive di Gaeta, fammi capire. Comunque, vabbè, poi mi ha spiegato nel post che la questione era più complessa di così e si stava organizzando. Ciao Luigi. Allora, Michele scrive: "Non esiste un corso certificato SEO dal MIUR, di fatto potrebbe rientrare nella truffa", dice Michele Senatore. E non lo so, io ho visto delle sponsorizzate. Quindi, intanto, se me lo permettete, io vorrei dire alle persone iscritte a questo gruppo dei fatti di SEO di accertarvi delle persone con cui avete dei corsi che comprate. Cioè, un corso va benissimo, anche io tengo, ma tutti i professionisti spesso tengono corsi. Che cosa certificano questi? Lo
questi corsi, certificano che avete seguito un corso con questo professionista o con quell'altro. Quindi semmai, se volete qualcosa di accreditante, fatevi un corso con uno bravo, chiamate Enrico Altavilla, chiamate Giorgio Taverniti e chiedetegli di farvi un corso. Ok, chiamate Persante Paneghel, chiedetegli di farvi un corso. Emanuele Tolomei, chiedetegli di farvi un corso. No, questi soggetti qua. Non dico venite da me, andate da quelli bravi. Ok? E comunque questo diceva... Che cosa... Cioè, posso andare avanti? E io ho detto, beh, sì, tieni conto che appunto quello che vi dicevo prima, le aziende cercano... le aziende cercano i lavori svolti. A me ancora adesso tante volte capita che le aziende chiedano sì, ma tu con chi hai lavorato? E io dico, guarda, io ho lavorato con Aruba, ho lavorato con Armand & Blaine, ho lavorato con questo, ho lavorato con quella. Ah, va bene, ok, ma mica vogliono sapere che ho studiato. Lo capite che insomma così funziona. Allora posso già mettermi, ho capito, quindi che cosa dovrei fare? Dovrei trovare clienti. Come li trovo i clienti? Beh, intanto studi la SEO, fatti trovare su Google. Banale, no? Come cosa? Allora, guardate, mentre nel 2008, la mia prima società, io lo dico adesso a quelli che aspirano a diventare professionisti, nel 2008, all'inizio del 2008, ha fatta la mia prima società senza saperne leggere né scrivere. Chiaramente ci eravamo fatti il sito in Joomla 1.0 e aspettavamo che si posizionasse. Mentre si posizionava, anche perché non era proprio istantaneo, che facevamo? Facevamo qualunque cosa. Banalmente, io e il mio socio dell'epoca prendevamo appuntamento nelle aziende, fino anche nei negozi, per andare a proporci per il web marketing. Cioè, noi uscivamo di casa e andavamo localmente nei negozi della nostra zona, nelle aziende di piccole e medie dimensioni, a proporci come professionisti. Quelli bravi direbbero che siamo stati proattivi, a nostro modo e per quanto potevamo, ok? Invece nel dubbio che fai un altro corso, ma neanche per idea. Ok, quindi questo, ma la partita IVA la devo fare subito o la posso fare anche dopo? Allora, la puoi fare quando vuoi tu, però tieni conto che se non la fai, metti il sito online, il sito non è a norma. Dice, vabbè, ma ci sono tanti siti che... è vero, ci sono siti che vendono i corsi on demand, non vi faccio il nome ancora una volta, c'è un sito bellissimo che vende corsi on demand con partita IVA nel footer, che se vai a controllare è chiusa dal 2019, ci sta ancora lì. Quindi parliamo di siti non a norma, ma perché quell'imprenditore di Milano che aveva questi tre siti da analizzare, senza dettagli societari, ma manco nella pagina privacy. Quindi cioè, là fuori è pieno di siti che non sono a norma. Ciò non di meno, dobbiamo infrangere, mica dobbiamo infrangere la legge. Noi, cioè, visto che lo fanno tutti, che facciamo? Facciamo anche noi, ma neanche per idea. Parte seconda. Quindi se lo vuoi fare, se vuoi farlo, anzi in realtà, ecco, ti dico anche un'altra cosa, per iscritto era un po' lunga da raccontare. Quando apri partita IVA succedono cose, è come se tu avessi manifestato un'intenzione, cioè ho fatto il salto, ho lanciato lo zaino di là dalla rete e non lo sai che succede, è come se ci fossero una serie di forze che cominciano a macchinare per cui si aprono porte. È un po' come anche se tu, cioè non è magia questo, è come se anche tu proprio ti mettessi in uno stato mentale per cui fai pensieri cercando opportunità come non avresti fatto prima. È un po' come se ti desse una bella sveglia il fatto di aprire partita IVA ed entri in contatto con delle forze che sono tue, non vengono dal cosmo. Qui non c'entra la via iniziatica, quella la lasciamo per un altro video. Entri in contatto con forze che ti appartengono, che non sapevi di avere, che ti raccontano cose. Soltanto quando hai lanciato lo zaino di là dalla rete, tu non ci credi. Prova. Io penso che chiunque un po' nel gruppo ti possa confermare questa cosa. Non so se è capitato anche a voi. Ecco, lo chiedo a chi ha già aperto partita IVA. Quando avete fatto il salto, magari eravate spaventati. Lo chiedo soprattutto a quelli che erano spaventati, come lo ero io.
Avete fatto gli stessi pensieri di prima? Vi siete accorti per caso che è cambiato qualcosa? Vi siete trovati di punto in bianco a dire, ah, aspetta, ma questa cosa? Oppure delle robe che voi pensate non siano dipese da voi. Cioè, ho aperto la partita IVA, dopo 2 settimane stavo facendo questo, incredibile, coincidenza. Prova. Certamente bisogna avere il coraggio. Questi sono anche tempi in cui le persone preferiscono tante volte farsi assumere, quindi entrare come lavoratori dipendenti. E io la capisco questa cosa, cioè non è proprio nel mio carattere, però la capisco. Il senso sarebbe fare un percorso di questo tipo per poi mettersi in proprio. Perché? Perché le cose si fanno quando è il momento giusto. Le cose si fanno quando siamo pronti a fare, come dice il saggio, quando l'allievo è pronto, il maestro appare. È vero. Vabbè, non vi dico altro, vi lascio al vostro lavoro, alle vostre cose. Grazie come al solito di essere qui. Se ci sono domande, visto che comunque il tema di come iniziare è importante, la risposta è fai qualunque cosa. Allora, Armando, la partita IVA ti inserisce in prima linea, tutto dipende da te. È vero, Armando. È vero. Allora, è un po' come quando si dice uno si butta in acqua, vuoi imparare a nuotare, buttati in acqua e vedi se galleggi. È un po' truce. Fai anche qualche pensiero catastrofico, però alla fine ti accorgi che ne valsa la pena. Io poi ci ho avuto un percorso particolare, perché ci ho avuto prima società nel 2011 con un socio, 2008 volevo dire. Seconda società nel 2012 con altri 3 soci, che quella è durata 1 anno e mezzo, 2 anni. 2014 la mia prima partita IVA individuale, da lì non si è capito niente. E vedete, poi per ognuno c'ha la sua storia, nel senso che io mi accorsi che per carattere, per tipologia di persona proprio, non era il caso di stare con altri. Non sono tipo da essere socio con altri, devo andare per la mia strada. Ma mica vale per tutti. Non vale certo per tutti. Nel mio caso è stato così. Quando nel 2014 ho aperto la mia partita IVA individuale, ho cominciato a correre come un dannato. Incredibile. Mamma, quanti ricordi. E adesso sono giusto 10 anni. 10 anni e qualche mese che ho aperto la mia partita IVA. Vabbè, comunque non si parla di me, in questo caso si parlava di questo utente. Io ti auguro tante belle cose. Ti auguro veramente tante belle cose. Oh, intanto sono arrivati qua altri commenti. Si inizia, scrive sempre Armando, proponendosi a tutti, anche solo facendo un'analisi del sito dell'amico. Mi ricordo che nel 14 avevo messo nella sidebar del mio blog un modulo dove tu potevi inserire l'indirizzo del sito e un indirizzo email, e io ti facevo una piccola analisi gratuita che era certamente propedeutica poi a cercare di prendere il cliente. Quindi investivo parte del mio tempo senza andare io invasivamente a mandare mail alle persone, Cioè se finivi sul mio sito e ti andava di grattare una consulenza gratuita, pur piccola chiaramente, gratis, mi compilavi la form e io ti scrivevo quelle 4 righe, mi guardavo il sito, cosa che ora non potrei francamente più fare. Ciao Sara! Va bene. Sì, comunque il concetto di proattività, che a me non sta neanche troppo simpatico, perché non sono mai stato uno che insegue i clienti, salvo chiaramente quando mi ero appena tuffato in acqua e dovevo imparare a nuotare. A quel punto fai qualunque cosa, perché non ti conosce nemmeno tua madre, che vuoi? E quindi stavo in seguito, mi è proprio passata la voglia, ho sicuramente perso anche diverse occasioni, però mi sono concentrato molto su me stesso, su quello che volevo dire, sulle cose che mi piacevano. Quindi ho praticato molta introversione. Ho praticato molta introversione e ho cominciato a studiare. Soprattutto
mi sono appassionato dello studio delle mappature dei sottoargomenti, ma già nel 2012. La questione dei subtopic, la semantica associativa, ma erano tutte cose di cui su internet c'erano proprio quattro righe. Poi dopo l'uscita del manuale di SEO Gardening, ovviamente, si è aperto il web e qui tutti quanti hanno cominciato a parlare di queste cose. Perché? Perché sono interessantissime, interessantissime. C'è un mondo di significati là dietro. E se è vero che Google non capisce cosa stiamo scrivendo, nel senso di termine per termine, li associa comunque per capire dove stiamo andando a parare e con quali altri documenti è collegato quello che sta valutando. Però mi sa che adesso sto veramente divagando. Quindi amici, ciao Carlo. Va bene, dai, torno a fare le mie cose. Grazie per avermi tenuto compagnia in questa passeggiata mattutina. Poi scrivetemi se volete che approfondisco qualcosa, così mi metto là e macino, magari vi preparo qualche altro video su un argomento trattato di sfuggita oggi e che può esservi interessato. Buon lavoro a tutti, buona giornata e ciao 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 ciao.